Ovviamente ti dico il mio, anzi sì. Ti dico i miei, l'arbitro con i suoi assistenti. Ah, bravissimi, sì, anche in una partita vero? Non difficilissima, tipo, questo bisogna riconoscere, però molto bravi tutti e tre. Non hanno sbagliato nessuna segnalazione sui fuorigioco, tutte le chiamate mi sono sembrate giuste, tempestive. Intanto Falconieri attacca l'Ascoli centralmente, Falconieri, lo scatto di Papavaigo, palla per lui, va il senegalese, Papavaigo! 1-0 per l'Ascoli al 90° minuto, incredibile, un contropiede fulminante. Falconieri, Papavaigo, quinto gol in campionato di Ndiaye, Papavaigo, la gioia degli ascolani, incredibile, ma neanche tanto al Picchi, l'Ascoli è in vantaggio. Ma ecco perché quando è uscito Soncin si lamentava, giustamente, perché è uno che esce, ma in questa situazione tattica devi mantenere nel cambio con Falconieri una velocità come Papavaigo, che in contropiede ti può far male. Guarda come supera Salviato alla grande, e poi anche Freddo, nonostante una buona uscita di Bardi. È chiaro, si era vivacizzata nell'ultimo quarto d'ora, l'abbiamo più volte detto, questa partita che era stata sonnolente, diciamo così, per tanti tratti appunto della gara stessa, e adesso c'è stato il colpo a sorpresa